Ah beh, Vuoccillo e Chiave 5 Stelle non mi farebbero schifo. Anche l'Esfera Mega, eh. Ehi, hey, ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yo-Kai Watch 4. Nello scorso video ho concluso le due sfide che c'erano da fare sui Monti Gemelli e al mio ritorno, all'entrata, ho trovato due loschi figuri che ci attendono. Chissà cosa vorranno mai. Guarda un po' chi si rivede. Avete ottenuto la spada, presumo, e tu sei qui per rubarla, vero? Adesso mi avete davvero stufato, umani. Quello è Abil Guerriero. Guardate, non è solo questa volta. Chi è l'altro tizio? Perdonate il mio subordinato, umani, non voleva spaventarvi. Dovresti essere più gentile con questi ragazzi. Non attaccarli più, intesi? Oh, mi dispiace, signore. Shuten Doji. Bel nome. È un piacere conoscervi. Non mi avevo mai visti da queste parti. Che cosa vuoi da noi? Ehi, non abbiate paura. Volevo solo fare due chiacchiere, tutto qui. Lasciate che vi chieda una cosa. Avete una spada con voi, giusto? Vi do un aiuto. Sto parlando del fendente dei cieli di Zuke. Ah! Cole, tutto bene? A quei due penserò io. Voi pensate solo a fuggire da qui. E in fretta! Che scena commovente. Un moccioso che aiuta gli altri tre. Ma contro di me ogni vostro sforzo sarà vano. Non riuscirete a fermarmi. Consegnatemi la spada. Ora! Io non vorrei dire nulla, però tre boss battle di fila? Io non so cosa si fosse. Cavoli! Io non so cosa si fossero fumati quelli della level 5 per pensare sta roba. Allora, Wisnian contro sti due non mi sembra la cosa migliore, però. Potere dell'Oni! A me! Ah! Ah, ma certo. Non sono ancora carico per la trasformazione. Ah, ecco, ora sì. Ah, perché ho la spada sua ora? Ah, pensavo di avere l'altra, veramente. Ero sicuro. Malissimo, l'ho presa. Malissimo. Ha preso male davvero. Ho fatto una cagata. E uno è andato, bene. Ora, vediamo un po'. Elle, fammi fare. Eccola! Maledizione, l'ho presa finalmente. Con A. Era con A, amici, era con A. Grandi, grandi. Ok. Loro non scompaiono perché sono probabilmente yokai divinità, quindi non se ne vanno come gli altri. Allora è permesso rimanere con il loro corpo, come Goku. Piccola deformazione professionale, ma non importa. Ma questa è stata facile, eh. Anche perché avevo tre yokai e non due e deboli. Cosa? È quella chiave dove l'hai trovata? Questa, dici? Oh, l'ho ottenuta poco fa da Killin. O Killin, penso che sia la pronuncia corretta, ma non ne sono sicuro. Non ho studiato cinese, quindi non lo so. Ma non sappiamo neanche dove potrebbe condurci. Che facciamo? Non abbiamo scelta. Dobbiamo entrare e sperare. Sbrighiamoci. Presto, ragazzi, stanno arrivando. Io potrei anche scappare con loro, eh. Ah, ok, lo faccio. No, no, mi sembrava che stesse molto più lontano e che li volesse ancora trattenere. Alla fine sono riusciti a scappare. Ah, quella è Nekomata. Che sembra io l'abbia chiamato Ferinian nella prima run del gioco, che non è vero, comunque. Va bene così. Ferinian in realtà compare su Yo-Kai Watch 3. È una parte del costume di Gibanian, di Originian. E Ferinian non è nessun altro Yo-Kai. Quindi dovrebbe essere lui, però. Siamo nella città innevata. O questo dovrebbe essere tipo una Val d'Oro di 60 anni fa? Ah, siamo vivi? Ma che posto è questo?
Un posto dove usare una slot Kai comunque, perché ho due monete e vorrei usarle. Ah, che freddo. Certo, state vestiti per l'estate. Dove siamo? Guarda, quelli, cioè, loro con vestiti piuttosto leggeri. La bimba era vestita leggera, quello con una semplice camicia, anche di flanella, ma non era. Ma comunque, non hanno freddo, ci guardano. Guarda, quei poveri idioti hanno freddo. Se fossimo in Canada capirei pure, ma no, non è bello. Ma Nate dovrebbe essere a suo agio coi posti antichi. È bello che ci siano ancora i personaggi che stanno camminando. Praticamente Level 5 è stata geniale qui perché non è che ha semplicemente messo una cinematica con i personaggi che passano, no. Ha messo veramente dei modelli 3D che vanno su e in giù. Non c'era bisogno, poteva essere una semplice cinematica, invece no. È per questo che adoro anche Level 5. Ma che diamine di posto è questo? Vado un pochino avanti col quarto capitolo. Perché almeno posso usare la slot. Anche perché faccio 5 minuti di registrazione. Ma che cos'è successo? Come hanno fatto a scappare? Che potere era quello? Non avevo mai visto niente del genere. Questo portale. Sorride. Dai 4章. 雪の降る街。Ah, è Natale! Che è passato da un po' veramente. Giusto in tempo, stavolta ce la siamo vista davvero brutta. Sì, hai ragione, ma dove siamo finiti? Voglio dire, in questo posto si gela, ragazzi! Ma da noi è estate! Com'è possibile che qui sia già arrivato l'inverno? Beh, siamo nel passato, non penso che la stagione sia la cosa più importante al momento, ma. Beh, sicuramente si tratta di un mondo molto simile al nostro. Ah, non riesco neanche a ragionare, fa troppo freddo! Batti i denti. Ehi, ragazzi, guardate il portale! Cosa? È chiuso? Purtroppo. No, non ci vuole la chiave. Non va bene. Oh no, non reagisce neanche la chiave, ma che sta succedendo? Stai dicendo che siamo bloccati in questo mondo? Se è chiuso potrebbe essere simile a quello del vostro mondo. Sì, credo che tu abbia ragione. Tuttavia, non ti vedo preoccupato affatto. Hai qualcosa in mente, amico? Beh, noi siamo esperti. No, ma finora non abbiamo mai corso pericoli, per questo sono tranquillo. Non abbiamo mai corso pericoli. Zuke e Kirin. Tu che non hai conosciuto Kirin, ma Zuke ci ha aperto un bel po', eh. Beh, non posso darti torto in effetti. Ben detto, Link. Loro non sono affatto convinti. Ma come fa a restare ottimista di fronte a una situazione simile? Non mi sorprende. Dopotutto, è pur sempre il maestro dello Yo-Kai Watch. Basta con questi discorsi. Adesso dobbiamo pensare a portale. Hai ragione. Ci siamo lasciati un po' trasportare. E se fosse stato chiuso per una qualche ragione in particolare? Forse la risposta è contenuta in quel simbolo rosso sul davanti. Ah, il freddo continua a farsi sempre più intenso. Una che si chiama estate, effettivamente. Hai ragione, se dovesse vedermi un raffreddore, nonna si arrabbierebbe. Bene, diamoci una mossa. Andiamo a chiedere informazioni in giro, forza! Ok. La prima cosa da fare è buttarsi in allegria perché qua giù c'è una slot Kai, mi ricordo. Anche se non possiamo vederlo. Oh yeah! Allora. Questo chi è? Cos'è? Questa è la slot. La slot del passato però. Ah, qua c'è una barriera. Niente allora. Proseguiamo un altro pochettino, andiamo a vedere queste informazioni, chi ce le può dare. Ok, ah, lì c'è un signore, magari vuole parlare. Fermati, ti ordino di fermarti. Vedi come obbediscono le Apecar qui? E non suonano. Posso fare una domanda? Come si chiama questa città? Oh, non sei di queste zone? Ti trovi a Valdoro Alta. Valdoro Alta, non è possibile. Anche la nostra città si chiama così. Che siano collegate?
Beh, amico mio, allora tu vendi un po' di frutta, anziano? Ma come, hai la frutta, non la vendi? Ah, forse più tardi. Ti vecchi di una volta, fissati con le loro convinzioni. Buona passeggiata, signorina. Aspetta, fa avanti e indietro, non c'è niente da fare. Tutto il giorno a fare avanti e indietro. Io raccolgo come sempre tutto quanto perché gli oggetti sono molto importanti. Ah, ok, parliamo con la signora qui fuori. Ehi, tu, i tuoi vestiti sono piuttosto leggeri per essere inverno. Sì, beh, è una lunga storia a dire il vero. Ma siamo a dicembre, vuoi ammalarti per saltare la scuola, eh? Dicembre, ha detto. Ecco perché fa così freddo. Non ho scoperto un granché, dovremmo continuare a cercare ancora. Quindi è veramente quasi Natale, giusto? Ci avevo azzeccato allora. Ok, a me servirebbe davvero da comprare qualcosa. Oh, signora, lei ha lo shoppu. Shoppu da! Ah, vediamo un po' che cosa vendi. Signora, cibo! Perché non vende roba interportante? Tipo cibarie! Oh, eccolo quello che vende qualcosa di importante, va! Hiroshima Sen! No. Ok, ecco due bambini che parlano. Quindi ti è arrivata quella consegna speciale o no? Sì, finalmente quella cosa è arrivata! Una flash. Ah no, una televisore a colori, va bene. Fantastico, dai, andiamo a guardare qualcosa! Bella idea, amico. Ormai l'era della TV in bianco e nero è finita per noi. L'era della TV in bianco e nero, ha detto. Siamo forse nel passato? A quanto pare siamo nella Val d'Oro alta del passato. Wow! Non trovate anche voi che sia emozionante tutto ciò? No, un attimo, se fossimo costretti a restare qui per sempre! Non dirlo neanche per scherzo, qui fa troppo freddo per vivere! È inverno, stai buono. Esatto, forse dovremmo trovare un posto dove riscaldarci, che dite? Io ho un'idea, perché non provate a chiamare quello yokai? Quello yokai, non potresti spiegarti un po' meglio, Whisper? Fatemi pensare un attimo. Ma certo, stai parlando di quello yokai! Che buono. Bene, ci siamo, vieni fuori, Leo Fuoco! Ci vuole un po' di calore ardente? Ciao Leo Fuoco, abbiamo bisogno di te. Riscaldaci per favore. Va bene, lasciate fare a me. Ah, che bella sensazione. Questa sì che è vita, gente. Fantastico, sapevo che Leo Fuoco ci sarebbe stato d'aiuto. Sbaglio o stai parlando di lui come se fosse un oggetto? E sei anche la figlia del leggendario maestro. Ah, ma che dite? In ogni caso, grazie allo fuoco. C'era la nota, quindi era come se stesse cantando. Nessun problema, ci vediamo. Sayonara, Space Cowboy. Che diavolo era quello? Amico mio, quel ragazzo sta forse parlando di Ola Fuoco. Come fa ad averlo visto? Quindi è in grado anche lui di vedere gli yokai? Ehi tu, posso farti una domanda? Aspetta, dove vai? Forse eri spaventato, non avresti dovuto urlargli contro in quel modo. Cosa? Non è colpa mia! Comunque sì, andiamo a cercarlo. Sì, andiamo a cercarlo, forza. Dov'è? Ah, si è nascosto qua sotto. Dai, dai, dai. Sì, controlla le nuove missioni. Ok. Aspetta, aspetta, aspetta. Ehi. Niente, non mi sente. Ti guardava con circospezione, ma. Ciao! Possiamo parlarti un secondo? Oh no, ancora voi! Che cosa volete da me? Vorremmo scusarci per prima. Quindi anche tu riesci a vedere gli yokai? Sì, ma voi chi siete? Oh, hai ragione. Beh, permettici di presentarci come si deve. Poi muovono le mani per parlare. Come? Siete dei detective yokai? Proprio così, risolviamo misteriosi casi legati agli yokai. Ed è sul serio, ma è fantastico! Sì, lo è, e io sono il loro capo. non vantarti, Bruno, fino a stamattina non avevi neanche uno yokai watch. Ehi, ma che modi! Hai già ragione, però, Sandra. Comunque, come ti chiami? Oh, avete ragione, scusate per la maleducazione, il mio nome è. Jack, nome canonico. Mi chiamo Jack, piacere di conoscervi, ragazzi. Jack, molto bene. Il piacere è tutto nostro, amico. Ho una domanda, sapresti parlarci di quel portale sul ponte? Certo.
Ecco, si tratta di un portale che è comparso all'improvviso, volevi dire? Come me, adesso. Puff! Ma che... Susan! Oh. Susan, è arrivato! Questi ragazzi ti stanno infastidendo per caso? No, tranquillo. Ragazzi, lui è Susano, il mio spirito guardiano. Come il tuo spirito guardiano? Wow, com'è carino. Tra l'altro è bellissimo perché sembra un fungo. E l'elmo sulla testa sembra che abbia dei funghi. In realtà non sono funghi, però è molto carino il design. Oh, ok, gentile. In ogni caso, volevate informazioni sul portale? Beh, quel che so è che è portato da una forza misteriosa. Stop. Oh, capisco. Ehi, Jack! Ti stiamo aspettando da un bel po' ormai. Cosa ci fai là sotto? Finalmente ti abbiamo trovato. Che salio, voglio essere salvo. Alistair, Perla! E quei due chi sono? Sono due miei amici esperti di yokai. Forse possono aiutarci con il portale. Esperti di yokai. Quindi anche loro sono in grado di vedere gli yokai. Ma è incredibile! Ehi ragazzi, guardate qua! Non ricorda anche a voi una slot kai? Cosa? Quella sarebbe una slot kai? Tu dici, Whisper, a prima vista non le somiglia un granché. Fidatevi di me, il mio istinto da valletto non mi ha mai deluso finora. Ne sei davvero sicuro? Io non ci vedo tutte quelle somiglianze, sinceramente. Beh, basta fare una prova. È proprio quello il suo problema, a volte è talmente sicuro che sbaglia. Ah, anche tu, Whisper, è così? Il mio non fa altro che dire idiozie. Ehi, per chi mi avete preso? Sono un valletto rispettabile, io. Smettetela di fare bambini. Ora abbiamo un portale a cui pensare. No, prima abbiamo una slot kai a cui pensare. Ah, ora sono io ad aver bisogno di un po' del calore di Leo Fuoco. Ne avresti davvero tanto bisogno. Bene, la slot kai si è attivata. Quindi inseriamoci queste due monete che abbiamo. E let's go. Ah beh, Vuoccillo e chiave 5 stelle non mi farebbero schifo. Anche l'Espera Mega, Ed Espera Grande, non sono malvagie. Blu, attenzione, secondo premio. Ah, non oscura, va bene, però mi servirebbe un'altra anima, però di lei sempre più meno potente. Chiavi mistici, va bene. Ci sta. Qua a me nella prima run uscirono 7-8 Deadpool. Così, senza motivo. Cioè, non proprio senza motivo, ma avete capito, no? Allora, io vorrei fare le missioni chiave, le missioni non chiave, le missioni secondarie, per aumentare anche il livello di potenza, perché non è che sia proprio alto il livello dei miei yokai. Sì, 14, 13, 12. Magari le faccio in maniera molto veloce e nel prossimo episodio. Così vado anche avanti nella storia poi. Però sto con Col mi piace, non posso farci niente, è il migliore tra tutti. Però leviamoci dalla strada. Ad ogni modo, amici, il video termina qui. In descrizione, come sempre, trovate tutti quanti i link utili. Se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi a noi. Ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye.